Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Giulia e oggi vi porto il video sulle mie ultime letture. Non ho il cuore di chiamarlo wrap up perché, come sapete dai miei ultimi due video, dopo gennaio non ho letto granché, forse giusto un libro al mese. Perciò diciamo che è il video sulle ultime letture. Oggi vi parlerò di 5 libri e una graphic novel perché purtroppo è tutto quello che ho letto dall'inizio dell'anno. Ma piuttosto che continuare ad autocommiserarmi sul mio blocco del lettore, sperando di averlo superato, andiamo direttamente al video. Il primo libro che ho letto, più o meno nel periodo di febbraio, è stato Io sono buio, il titolo originale And I Darken di Kirsten White. Questo libro è un bel tomo, è abbastanza grande. Partiamo dal fatto che non mi aspettavo quello che ho letto, nel senso sapevo che era un retelling della storia di Vlad Dracul, però Goodreads lo segna come un fantasy. Non è un fantasy, è un romanzo storico, il primo di una trilogia, non ha, almeno per ora, e suppongo nemmeno nel resto della serie ne compariranno, non ha alcun elemento magico. Perciò è stato un bellissimo libro, una bellissima lettura, ma non è un fantasy, quindi nel caso qualcuno di voi non l'abbia ancora letto e volesse leggerlo, semplicemente sappiate questo. Appunto è un retelling della storia di Vlad l'Impalatore, soltanto che in questo retelling Vlad è una donna, quindi seguiamo la storia di Lada praticamente dalla sua nascita fino alla maturità. È un libro denso di eventi, carico di azione ma anche di introspezione, quindi i personaggi vengono analizzati in maniera approfondita e secondo me molto riuscita, e la storia è appunto densa di eventi e di questioni politiche, intrighi, e chiaramente mi è piaciuto molto, è proprio il mio genere di romanzo storico. E è stato tra l'altro bello vedere un'ambientazione diversa dal solito, perché non si leggono molti libri, non si trovano molti libri né serie TV per esempio ambientate in questa parte di Europa, ed è stato molto interessante. Ammetto, un po' fatica a orientarmi, diciamo, ho guardato più volte la cartina durante la lettura perché non avevo idea di che posti di quali posti si stessero nominando, a parte il mio aver sempre fatto schifo in geografia. Comunque sì, è una zona, un territorio di cui si parla poco e in cui poche volte si ambientano le storie, quindi l'ho apprezzato ancora di più per questo motivo. Il prossimo libro che ho letto è Miss Peregrine, la casa dei ragazzi speciali di Ransom Ritz. Allora, io ero molto molto emozionata dall'iniziare a leggere questo libro, molto, perché avevo visto il film, mi era piaciuto tanto e insomma sembrava un fantasy diverso, particolare, un po' inquietante, e mi interessava molto leggere la serie. Il libro mi è piaciuto, ho visto le differenze chiaramente tra libro e film, le cose che sono state cambiate, ma diciamo che non mi ha urtato particolarmente la differenza tra romanzo e adattamento cinematografico, perché ormai è un'abitudine vedere le differenze, non è stato particolarmente pesante, ecco. Nonostante il libro mi sia piaciuto, diciamo che era esattamente quello che mi aspettavo, probabilmente. Da un lato forse mi sarebbe piaciuto essere piacevolmente sorpresa dal libro, perché di solito il libro è meglio del film, non sempre, però di solito la sensazione che si ha è che il libro sia meglio del film. Onestamente questo romanzo non mi ha dato molto di più rispetto al film che avevo già visto e che avevo amato, quindi mi è piaciuto però non mi ha dato nulla in più, ecco. Continuerò con la serie, voglio finirla perché a questo punto voglio sapere come va a finire, però diciamo che non ho la spinta, l'entusiasmo per dire voglio finirla adesso, subito, quindi continuerò a leggere il secondo e il terzo, ma non so esattamente quando perché al momento non è la priorità. Dopodiché passiamo alla graphic novel a cui ho accennato prima. È il sesto volume di Saga. Sono indietrissimo, ormai è uscito l'ottavo volume e io ho letto solo il sesto.
Non so se sia perché voglio leggermelo con calma in modo da non ritrovarmi ad essere in pari e aspettare con urgenza l'uscita del prossimo volume. Non so perché io stia reagendo così con questa serie, però nonostante io la adori, la sto leggendo molto molto con calma. E quindi niente, sta andando così, non so che altro dire. Con il prossimo libro, e qui ancora un libro breve, qui si cominciano a vedere gli effetti del blocco del lettore. Dopo una graphic novel ho letto una raccolta di racconti, cioè Amori infernali, essendo una raccolta scritta da più autori diversi, che sono Melissa Marr, Scott Westerfield, Justine L'Herbe. Oh ragazzi, i nomi. L'Arbalestier, Gabriel Zevin, perché li sto pronunciando in francese, non lo so. Lori Faria Stolarz. Ragazzi, i nomi io non ce la posso fare. Comunque, è una raccolta fantasy, appunto Amori infernali, perché analizzano storie d'amore che hanno come protagoniste varie creature soprannaturali, ce n'è una con un fantasma, una selkie addirittura, insomma, questo tipo di cose. È una lettura molto leggera, di intrattenimento, però è stata carina, è stata bellina. E in particolare mi interessava il racconto di Melissa Marr, che è appunto quello sulla selkie, perché dopo aver letto la saga di Wicked Love, lì mi sono innamorata del suo stile, di quello che scrive, quindi boh, mi andava di leggerlo, ce l'avevo in casa appartiene a mia sorella e niente, avevo bisogno di qualcosa di leggero e veloce da leggere, appunto, per cercare di uscire dal blocco del lettore. Non ha funzionato granché, però almeno è stato divertente. Dopodiché, mi sono trovata al Salone del Libro quando è stato presentato questo libro, ossia Absence, L'altro volto del cielo. È il secondo volume nella serie di Absence di Chiara Panzuti. In realtà io avevo intenzione di aspettare a prendere questo libro, prenderlo per esempio su Amazon, però mi sono trovata lì che era appena uscito e l'ho dovuto prendere. Dopodiché in una settimana l'ho iniziato e l'ho finito. Perché mi ha preso molto questo libro, come mi aveva preso il primo volume della serie. Nonostante non sia esattamente un fantasy, perché non lo definirei un fantasy, è più un romanzo. No, non saprei esattamente come definirlo, perché non è nemmeno fantascienza. Se l'avete letto e avete qualcosa per definirlo, ditemelo perché sono abbastanza in crisi. Il primo romanzo parlava di questa ragazza, Faith, che all'improvviso si ritrova ad essere invisibile, nessuno può vederla né sentirla, percepire la sua presenza in generale, e tutti si sono dimenticati di lei. Si trova all'interno di questa sfida, insieme ad altri tre ragazzi, infatti il titolo era Il gioco dei quattro, e devono affrontare insieme altri due gruppi di altri quattro ragazzi per gruppo. Questa sfida dovrebbe portarli a trovare l'antidoto a questa loro condizione. Quindi in questo secondo romanzo, cioè romanzo, in questo secondo romanzo c'è la continuazione di questo viaggio che i ragazzi devono fare in giro per il mondo per trovare l'antidoto, per riuscire a guarire ed essere di nuovo visibili, e con questo tutte le dinamiche tra di loro, con i gruppi avversari. È stato molto bello vedersi sviluppare il personaggio di Faith, che di fronte a queste avversità, a queste condizioni estreme, cresce molto e cambia profondamente. Onestamente, a me piace di più la Faith di questo libro che non quella del primo. Mi piace molto la maniera in cui lei si sta sviluppando, in cui sta crescendo, i rapporti che comincia a intrattenere con gli altri personaggi. Onestamente io shippo malissimo perché c'è una coppia in questo romanzo che io volevo dal primo e so che probabilmente non andrà a finire come voglio io, però per ora me la sto godendo, non so come dire. Scusate il momento fangirl, ma mi è necessario per questo libro, non so come dire, ma è stato più forte di me. Infine, la mia lettura più recente, questo l'ho finito un paio di giorni fa, è Blue Lily Lily Blue di Maggie Stiefvater. Questo è il terzo volume nel Raven Cycle, quindi la serie di Raven Boys, di cui in Italia sono stati tradotti solo il primo, appunto Raven Boys, e il secondo Ladri di Sogni.
Ho acquistato qualche mese fa il terzo e il quarto perché non si vede all'orizzonte notizia della traduzione degli ultimi due, forse non succederà mai. Però questa serie mi sono troppo legata a questa serie per lasciar lì e quindi ho deciso, nonostante tante persone definissero questa serie abbastanza complessa da leggere in inglese in lingua originale, ho deciso di imbarcarmi nell'avventura trovandola tutto sommato fattibile e mi è piaciuto da matti. Chiaramente non posso dirvi praticamente niente di questo libro senza farvi spoiler perché è il terzo della serie. Sto già leggendo Raven King, quindi il quarto, e niente, non so cos'altro dire se non che è bellissimo. Questa serie è un fantasy un po' diverso dagli altri perché tratta la magia come energia, come potenza energetica, non so bene come spiegarlo. Sì, se no, non so bene come spiegarlo se non con le parole diverso. È proprio diverso dagli altri fantasy. È davvero un peccato che non tradurranno, che probabilmente non verranno mai tradotti gli ultimi due perché è davvero notevole questa serie. Ragazzi, queste erano le mie letture degli ultimi mesi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!